Buongiorno, siamo pronti per fare colazione? Un dubbio amletico di oggi. Quale sarà più buono, il latte ad alta digeribilità o il fior di riso drink? Fiordiviso non si potrà Io bere. personalmente preferisco il fior di riso, perché rispetto al latte di avena che ti abbassa il testosterone, Ma dove? sono studi scientifici confermati dal mio nutrizionista, nonché il signor Giuseppe. Giuseppe, Il dai, signor non Giuseppe, un mio roviniamolo. omonimo in effetti. Ma Quindi il latte di riso è sicuramente più, diciamo, più digeribile, più leggero come parla e bene. accompagnato con una buona crusca vi Crusca. sazia. Esatto, la crusca. Schifo. Quindi vi sazia di più, vi dà più senso di meno senso di appetito e vi permette meglio di distribuire le calorie nel corso della Dovrebbe essere un giornata. nutrizionista. Scusami, ma vuoi Ma a lo proposito, il fior di riso sta dando i suoi effetti, mi vedete che sembra un ventenne? Eh? 22. vuoi montare? Sì, allora adesso vi faccio vedere il mio fior di riso come si monta. Tu lo vuoi montato? Allora partiamo con il latte ad alta digeribilità per farvi vedere anche a livello pratico come sono Le diversi differenze, del. grazie, sì, grazie, molto interessante, sì. Allora prendiamo il nostro cappuccinatore, anche se non si chiama così, adattiamo il nome. Aspetta un secondo, scusami. Allora Quindi. partiamo con latte ad alta digeribilità. Questo viene da una grande catena di supermercati di cui però non voglio menzionare il nome per non fare pubblicità. Quando non Quindi su quello, sponsorizzano. nel momento in cui divento sponsor, vi dirò il Cito. marchio. Beh. Allora, versiamo piano piano. Allora, abbiamo preso già i due bicchieri per fare la prova del 9. Latte ad alta digeribilità. Versiamo piano, Perché piano? in modo tale che non mi fa le bollicine, perché odio vedere le bollicine nel latte. Allora, poi pigiamo il pulsante. Allora, chiudiamo innanzitutto olè, facciamo ok, ci siamo. Partiamo. Freddo? Facciamo prima un tu tiepido, giusto? Non caldo. Caldo lo voglio. Ragazzi, questo è il danno di distrarsi, vedete? Quando si ha a che fare con dei principianti che vi distraggono, quello è il problema. Sembra Chiara Facchetti quando gli è caduto il panino. Esatto. Un bel tiepido. Versiamo. Mo tutto quell'altro. Fatto il doppio schiuma, concludiamo con quello che io preferisco, con il quale faccio colazione ogni mattina, il fior di riso drink. Anche qui non posso menzionarvi la catena che vende questo prodotto. Due lettere, diciamo. Esatto, vi do un indizio, c'è una D all'interno e non aggiungo altro. Procediamo. Ne versiamo meno rispetto a prima, visto il danno che abbiamo creato. Sembra bollente. Sì. Io non lo voglio bollente, lo voglio che proprio tipo Vesuvio, si dice a Napoli, deve bruciare proprio il cratere del latte. Quindi siamo pronti. Stamattina, tra l'altro, approfitto che siamo venuti apposta. Faccio l'ultimo e poi concludiamo. Visto che seguo regime alimentare ad hoc e preferisco solo, diciamo, cibarmi con cose buone, stamattina accompagnerò il mio latte di riso con la buonissima ciambella di San Biagio di Dolciaveia. In questo caso è con uvetta, perché c'è anche a cioccolata, ma stamattina la preferisco con l'uvetta. Guardate già come viene È versato in maniera uguale. diversa. Vedete come qui è Sembra più. uguale. No, sembra uguale. E che cambia? Vedete? Sembra una montagnetta di È più zucchero. compatto rispetto all'altro. Il latte non si è montato al 100%. Diciamo che questo è molto più buono rispetto all'altro. Vi faccio vedere, vi mostro velocemente. Che è tutta schiuma, vedete? Ecco la differenza. Qui il latte rimane, lasciamo una piccola schiuma Secondo me il tempo che l'hai ci fatto sporca il girare. baffetto, mentre l'altro è tutto schiuma. Assaggialo pure, va. No, l'altro devi bere tu. Questo diamo un voto che è un 5,5. Qui partiamo minimo con un 8 più. Vi saluto e buona colazione a tutti. Solo. Vuoi inquadrarti? Ci fermo. Ragazzi,
Ragazzi, finalmente posso togliere gli occhiali, così ci vediamo meglio. Allora, stamattina siamo qui all'Aquila Centro a fare l'aperitivo. Che cosa hanno scelto? Anzi, che cosa abbiamo scelto stamattina? Vi faccio Per vedere. risparmiare. Allora, c'è un Icnusa che dividiamo per Una. tre. Icnuso. Una. Un'anima sarda, insomma, semplifichiamo così. Quest'anima sarda, ragazzi, è di No, ma 33 non centimetri. li può fare, c'è la zeppola, ma non si capisce Buongiorno, eccoci stamattina che facciamo l'aperitivo all'Aquila Centro. Ci sono anche i nostri amici Claudio, Loretta, Federica e qui ci sono io senza occhiali. Che cosa avranno preso? Anzi, che cosa abbiamo preso? Vediamo un attimino. C'è una bella C'è anche birra ed Tyson. è anche c'è anche Tyson che è ritornato tra noi. Abbiamo una bella Che birra ci birra, abbiamo? un'anima sarda in effetti, che Come si divideremo in chiama? tre, visto che siamo un pochettino giornata risparmio. Solo Loretta oggi ha usato in più con uno spritz tutta da sola. Buongiorno, eccoci che siamo ripartiti. Stiamo facendo un giro per il centro. Centro di? Il centro dell'Aquila. Adesso vi mostro. Scusatemi se sentite delle voci come sottofondo, ma non sono esperienziato in zona, quindi non conosco bene le strade. Giriamo un attimino, facciamo guardare il panorama ai nostri telespettatori. Eccoci. Questo è il centro dell'Aquila. Questa è la parte quasi completamente ricostruita. Bellissima giornata. Eccoci sul nostro monopattino in due. Non è semplicissimo, però ce la si può Noi in fare. tre! Adesso tu non scappettare però! Ah, quanto si sta bene! Alla faccia di chi parla male La di questa terra, felicità, di quelle iene! io mai, solo detto che fa freddo e non c'è mai nessuno sulle montagnelle, però al centro è tutta un'altra cosa, è vero? Sì. Stamattina abbiamo mangiato il pane di Gesù. È la splendida ciambella di San E la Biagio. ciambella di San Biagio, molto buona, al cioccolato, con le gocce di cioccolato. No, non fa freddo quando non c'è il sole. Questo è il parco del sole. Discesa puoi pure non accelerare. Vado solo. Non andare nella. Mamma mia, che pilota! Un po' Che vogliamo le cantare? canzoni di Sanremo. Cantiamo Happy Birthday perché è stato il compleanno di Claudio ieri. Happy Happy birthday birthday to you. Happy to you. Happy birthday birthday to you. to Happy birthday you. Claudio. Happy birthday to you. Auguri! Auguri per i tuoi 36 anni.
Siamo quasi verso i 40 per una mega festa. Un giorno anche io arriverò tra una decina d'anni a quell'età. La strada è ancora lunga, fortunatamente. Allora, qui siamo dove si sposeranno Claudio e Loretta. Olè. Aia. Io già mi immagino. E Loretta che passa di qui per arrivare alla navata. Stop. Pepperi, pronti con le maggio. Vai, vai. Ragazzi, qui siamo a Colle Maggio. Riprendiamo Colle Maggio. Aspetta. In un mondo di giochi. Aspetta. Dopo Colle Maggio siamo qui nello splendido Parco del Sole. Il nostro amico Tyson a quattro zampe già si dimena nei prati. E basta. Eccoci, pure nel parco all'Aquila ci facciamo riconoscere. Questi sono i blogger di oggi. Secondo te tra le cozze mezzo guscio e queste qua sotto? Sì. Questo qua è un piccolo soffrittino. Olio, prezzemolo, un po' di aglio. Quindi voglio dire che là il soffritto queste cozze, le farò trovare un po'. Ci metto sfumatina poco di vino bianco, un po' di sale, pepe, pancino. Sono belle che poi, sennò quelle lì sono buonissime, lo scherzo. Questo è pure un prodotto. Vedi? Ma te lo faccio vedere così che vedi un po' meglio. Ci sta questo bianco, uh-huh. È un brodo di vongole già che sta dentro il sughettino. Puoi mettere così congelato. Costano poco ma sono buonissime, sono piene. Guarda. Queste sono cirene, ma le migliori, queste non sono di allevamento, uh-huh. Sono pescate, belle. Suggelate, pensiamo per allevamento. Una volta che mi viene il cipolla e l'aglio, sempre che poi le faccio bruciare, ci metto questo. Come,
Il ferro solare un po' ci mette a sfumare poco poco di vita. Antite, non occorre poco niente, preparo un mischino di brodo vegetale, dell'acqua calda, solo quei più brodosi ci aggiungi un po' di brodo. Tempo di cottura, sì, queste sono buonissime. Questi fare un po' di sette di anni, una volta che li collano c'è tutti questi. E fare solare un po', ci mette la sfumatina poco poco di vino bianco. Mi deve regalare un cubettino, due cubettini, ci mette quello, però non ci mettere il sale. Niente. Non ci mettere niente, se ci vuoi mettere un po' di pepe o peperoncino. L'ultima cosa che devi fare, sai che devi fare? Prendi un pizzichino di farina e girando così si va su tutto quanto e viene più una cosa più crema. Buone, queste mi piacciono. Eccoli! Tante cose buone, raga, poi il signore ci ha dato tanti suggerimenti per fare i soffritti, il soffritto per le orecchiette, il soffritto avete comprato le candeline con le vongole. Ed eccoci! Mica avete comprato le candeline. Inquadra. E questo... Guardate che non mi sono aggiustato il capello. Questo è solo il pre-festa. Stasera sarà una lunga notte.